Buongiorno, Ada. Che sciocchi bigliettini di Ariosto. Si comporta proprio come un bambino. Fai un passo e poi un altro. Avanti, fallo ancora e guardo calcio al sasso. Sei contenta, sorellina? Lo vedi come ti somiglia? È bellissimo. È il regalo più bello che abbia mai ricevuto. Era notte. Era una notte nera. Senza luna. Averio è partito, scomparso lentamente, inghiottito da quel buio. Il bambino ed io lo aspetteremo per sempre. Perché piangi, mamma? Cosa ti è successo? Non è niente, è solo un momento di tristezza. Ma è così bello stare ora a guardarla. È stata proprio Ave che mi ha insegnato a disegnare, a liberare la mano da ogni incertezza, per riuscire a comporre la propria opera, per riuscire a comprendere il significato di ogni singolo tratto. Buongiorno, Ave. Hai già finito il disegno? Posso aiutarti a colorarlo? Tra poco torneremo insieme. E il nostro amore sarà eterno. Come è sempre stato. C'è in mente un disegno bellissimo. I nostri corpi intrecciati e le nostre labbra vicine. Ave è molto vanitosa. Adora essere coccolata, curata, protetta. Vedi, non sei rimasta sola. C'è Ariosto con te. Lui ti vuole bene. Si prende cura di te. Io veglio su di lei. Cerco di mettere un po' di ordine nella mente di Ave. La medicina le procurerà qualche allucinazione. Ma l'importante è che riesca a riposare. A ricordare. Sono almeno 3 giorni che è arrivata la lettera di Averio, ma ancora non riesco a decidere se darla ad Ave. La lettera potrebbe turbarla e aggravare le sue condizioni. Di chi è? È di Averio. Mio amore, mi ha abbandonato, lo sapevo. Voglio che la legga anche il bambino. Amore! Amore! Il bambino è fuori, intanto siamo noi, sta giocando, non avrà voglia di venire. Ariosto, per favore, vai subito a chiamare amore. Vado subito, va. Fai un passo. È da molto tempo che aspetto notizie di Averio. Lo sento, mio fratello tornerà presto. Ho detto no, il bambino deve partire. Dovete fargli le analisi, potrebbe aver ereditato la tua maledetta malattia, Ave. Ogni cosa a suo tempo, Ariosto. Il bambino è ancora troppo piccolo.
e non ha mai avuto sintomi. Il bambino è ancora troppo piccolo. Starà male se lo portate lontano da me. Voglio partire anch'io. Voglio andare con papà. Papà, dove mi porti? Ma te l'ho detto. Che cosa ti ho promesso poco fa? Che faremo un bellissimo viaggio. Mm? Vieni qua, razza di monello! Vieni! Eccomi, mamma! Vieni, amore. Cara ave, ti scrivo da una locanda dove trascorro la notte in attesa di ripartire. Sono quasi arrivato. Anche se non mi aspettavo che il viaggio fosse così lungo. Tornerò presto, riposati, mi raccomando. Ti penso sempre. Abbi cura del bambino e di Ariosto.